Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Antonella Elia e la confessione senza precedenti sul dramma vissuto in passato. Ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda. Una delle showgirl e opinioniste che hanno fatto la storia della televisione italiana e hanno collaborato con i più grandi conduttori della storia della TV è lei, Antonella Elia. La donna conta diverse apparizioni al fianco di Mike Bongiorno, Corrado e Alberto Castagna e, nel tempo, ha più volte conseguito la posizione di opinionista. Oggi, purtroppo, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza fiato. Antonella ha sempre mostrato al grande pubblico la sua ironia e la sua semplicità. Caratteristiche che hanno fatto di lei uno dei punti di riferimento dello spettacolo italiano. La donna, infatti, ha cominciato a farsi conoscere nello show di Gianni Boncompagni, Non è la Rai e, successivamente ha collaborato con Luca Barbareschi in Questo è Amore, per il quale canta e balla anche l'omonima sigla. Nel tempo ha instaurato un buonissimo rapporto con Mike Bongiorno, il padre della conduzione della televisione per eccellenza. Ha, inoltre, confessato di aver poco feeling con Alberto Castagna affermando: non eravamo molto in sintonia. Forse perché aveva un modo di fare diverso da Corrado, Raimondo e Mike che erano molto paterni e protettivi. Non avevamo cose in comune. Il mio umorismo non era adatto al suo e credo che non mi abbia capita fino in fondo. Antonella Elia e la confessione senza precedenti. Purtroppo, dietro il suo bel sorriso, Antonella nasconde un grave dramma che ha cambiato per sempre la sua vita. Nel corso della sua giovinezza, infatti, ha ammesso di aver persone un bambino, dramma che continua ancora oggi a farla particolarmente soffrire. Di recente, in un'intervista rilasciata oggi, la showgirl ha confessato di aver vissuto un dolore davvero atroce, una malattia che ancora oggi continua a colpire moltissime donne, il tumore. Nel dettaglio, Antonella ha confessato ai suoi fan di aver avuto un tumore. Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma in situ, una bomba che ti può esplodere da un momento all'altro, mi dissero. Sono stata operata con l'asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità. La donna ci ha tenuto particolarmente a fare un appello, invitando tutti alla prevenzione. La prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali. Ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo. Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono state vicino e al mio oncologo Andrea Botticelli. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I